prima di all'autore coautore, una cosa volevo dire su questo punto delicato, a te proprio, e poi andiamo avanti. Cioè, l'argomento col quale voi sostenete la organizzazione gerarchizzata dell'ufficio del pubblico ministero è molto forte, nel senso che la differenza tra la funzione giudicante e la funzione inquirente è una differenza talmente evidente da suggerire che possa essere non appropriata una eguale disciplina della loro organizzazione. E alla fin fine, nonostante il tono critico che esca dal libro sul fatto che quei giovani magistrati che si organizzarono per la vicenda del terrorismo fossero legati politicamente, loro fanno capire nel libro che era assolutamente necessario creare un pool di coloro che investigavano sul terrorismo. E se il PM fosse stato organizzato non ci sarebbe stato bisogno di ricorrere alla comune lealtà politica per trovarsi insieme, perché doveva essere la legge a organizzarli insieme. E questo è un argomento molto forte. La mia domanda è: ma dove si deve fermare questo? Perché, come l'ha messa Eugenio, la trovo persuasiva, ma si deve arrivare fino al vertice, che era poi l'ipotesi di Calamandrei, perché abbiamo voglia di dire in ogni caso che non dipenda dall'esecutivo. Occhio ragazzi, perché fino a quando sono 7.000 giudici, ciascuno dei quali abilitato a decidere con la sua testa, l'indipendenza dall'esecutivo è garantita dalla diffusione della funzione. Se io porto la gerarchizzazione al limite fino alla reductio ad unum, potrà essere anche un santuomo quell'unum lì, però il rischio che in questa città il titolare di un ufficio dal quale dipendo tutto sia in qualche modo diventi partecipe. Il Consiglio Superiore. Sì, sì. Perché il Consiglio Superiore può revocare. Per l'amor di Dio, può fare mille leggi. Può fare mille cose. Io mi limito. Mi limito ad esprimere questa domanda e mi fermo qui. Ecco, se si arriva a quel punto, il rischio che l'inquinamento di uno è un rischio più elevato che l'inquinamento di 9.000 che lavorano ciascuno per conto suo. Ecco, questa è la mia unica. Il rischio indubbiamente c'è, la risposta potrebbe essere in quello che diceva Scalfari, cioè il vertice nazionale potrebbe essere una struttura collegiale, non monocratica, una struttura di 5 magistrati come vertice di tutte le procure. Già questa collegialità sarebbe un rimedio. Comunque io penso che qui forse Palamara possa averne più di me a rispondere. Come si sta organizzando il pubblico ministero europeo? Noi ce l'abbiamo già questa esperienza, è una cosa che sta avvenendo, si sta creando un pubblico ministero europeo che è innanzitutto di tipo magistratuale, quindi non è un funzionario, è un magistrato, è una magistratura, ed è una magistratura organizzata gerarchicamente, non secondo un modulo diffuso, completamente separata dalla giurisdizione. Quindi perché questo non possa avvenire anche nella magistratura ordinaria, ecco, francamente non so, però vorrei dire due cose in questo primissimo intervento. Non ti volevo fossilizzare su questo punto. Vorrei dire due cose. Innanzitutto vorrei ringraziare voi dell'attenzione che avete prestato al libro. Vorrei ringraziare in particolare il Presidente Amato. Vorrei ringraziare in particolare il Presidente Amato, che ha colto del libro la parte più personale.
il che però diciamo, implementa un mio debito di gratitudine per Fasanella, perché se non ci fosse stato Fasanella probabilmente questo libro sarebbe stato, scritto solo da me, un libro di memorie molto nostalgico, cioè la nostalgia degli anni 60, quando mi sentivo parte di una comunità di giuristi democratici, di giuristi di sinistra, e infatti devo a Fasanella il fatto che spesso nel lavoro insieme ha detto vabbè, ma non esagerare con la nostalgia, con le memorie, eccetera, andiamo un po' più sull'attualità e diciamo di più. Però ecco, per quello che riguarda il problema del pubblico ministero, io vorrei dire questo a Palamara. In realtà, secondo me, sul piano dell'organizzazione e dell'efficienza del sistema, noi stiamo pagando un prezzo forte al fatto che non abbiamo voluto organizzare il pubblico ministero in maniera distinta e separata dalla giurisdizione. Perché si deve a questo, se abbiamo infittito il processo penale di momenti di controllo interno, di garanzie, eccetera. Tant'è vero che oggi il processo penale è una specie di sentiero di guerra che l'accusa non riesce a percorrere fino in fondo. E dobbiamo dire che queste cose le ha fatte la sinistra. Cioè, quelle riforme processuali sono avvenute negli anni in cui eravamo noi maggioranza in Parlamento. E in cui il tema del pubblico ministero non si poteva toccare, era tabù. E però le commissioni giustizia sedevano perennemente e infittivano il processo penale di tanti momenti di controllo, di processi nei processi, che ne parlavo l'altra sera col Presidente della Corte d'Appello di Lecce, lui in un processo per una questione edilizia, dove il rischio della confisca ormai è sfumato e che c'è stata un'assoluzione, se ci fosse un pericolo di una condanna ci sarebbe la prescrizione, lui non riesce a fare il collegio. Non riesce a formare il collegio perché non riesce a trovare magistrati che nelle varie fasi del processo non se ne siano occupati, o perché stavano alla procura, o perché stavano al riesame, o perché stavano nei collegi di primo grado. E quindi, secondo me, ricominciare a ragionare, ovviamente non subito, ecco, io questo lo vorrei dire con chiarezza, io non penso che questo sia un momento che possiamo pensare a mettere mani a riforme della giustizia. Veniamo da... Normalmente il processo dovrebbe servire ad applicare la legge. Noi sono anni che facciamo le leggi per disapplicare i processi. Mi sembrerebbe che un'atmosfera, condizioni politiche per affrontare questi temi non ci sono. Però io trovo la necessità che la sinistra ne cominci a dibattere. Che la sinistra ne cominci a dibattere come per anni e anni e anni non ha fatto, perché siccome le proposte di riforma venivano dal centrodestra, allora dicevano no, non si deve toccare niente, tutto deve restare come sta, garanzie, eccetera. Ecco, io vorrei dire questo a Palamara brevemente, così incrocio pure una mezza risposta a Scalfari. È vero, la bontà della decisione è il fondamento della legittimazione istituzionale, della legittimità istituzionale alla magistratura. Però dire che una decisione è buona, ci esonera dal fare un'analisi più approfondita, per domandarci fino in fondo qual è la cultura del giudice, per domandarci fino in fondo dov'è che vuole arrivare il giudice. Io vedo in questa, tutte queste vicende, io ho avuto una fortuna. Che quando parte Mani Pulite, io presiedevo la giunta di immunità del Senato. E quindi coglievo la cultura di Mani Pulite, non dai giornali, ma dalle richieste di autorizzazione a procedere, quindi dai testi. E quindi era sui testi che io provavo a fare un'analisi e domandarmi da dove vogliono andare a parare. Severino Citaristi è stato condannato, non so quanto, buon anno, 17-18 volte per corruzione. In concorso con pubblici ufficiali. Pubblici ufficiali restati ignoti. Io scrissi a Borrelli e dissi, ma scusate, perché dite che sono ignoti questi pubblici ufficiali? Fra le carte che avete sequestrato le deliberazioni che aggiudicavano gli appalti. Quindi chi erano i funzionari, diciamo, i pubblici ufficiali corrotti? Voi lo sapete. La risposta fu... Decide il pubblico ministero, non poteva dire se, ma disse quando e come esercitare l'azione penale.
L'azione penale contro quelli, i professori di università, presidi di facoltà, che componevano le commissioni aggiudicatrici degli appalti, che quindi erano i pubblici ufficiali, no, autori propri della corruzione, non sono andati sotto processo. Non sono andati sotto processo. Quindi quando si dice che in realtà i magistrati, e quindi io non discuto sulla bontà di quell'azione, non l'ho mai messa in dubbio. Io stima del pool di Mani Pulite, mi sembrava una macchina d'accusa eccezionale, perché lavoravano in pool, perché votavano addirittura, ogni atto votavano, però loro avevano un obiettivo preciso, avevano deciso che bisognava colpire il ventre debole, molle e illecito di quel sistema politico che era il finanziamento della politica, e quindi loro puntano dritti e si interessano solo di quello. Problema di Berlusconi. Noi nel libro abbiamo detto probabilmente una sciocchezza, abbiamo detto le indagini cominciano dopo il 94. Travaglio ci ha risposto no, non è vero, le indagini erano iniziate prima, lo abbiamo saputo dopo, però quando sono venuti fuori i primi fatti processuali si vedeva che la magistratura milanese indagava da prima sulla Fininvest, però non ce lo facevano sapere. Perché? Perché ogni sera noi vedevamo Brosio sui teleschermi della Fininvest che inneggiava a Mani Pulite. Se c'era un giornalista giustizialista che stava dietro a Mani Pulite era Feda, quindi in quel momento erano, ovviamente così è giusto, io diciamo in questo sono di cultura anglo-americana, capisco che i procuratori debbano fare quello, i procuratori che cominciano un'opera così difficile con il rischio che il Parlamento potesse fare per esempio un'amnistia sul finanziamento illecito, potesse intervenire, loro avevano bisogno dell'appoggio dell'opinione pubblica e quindi gestiscono con abilità tutta quella vicenda cercando di portarsi in buoni, diciamo, gli organi di informazione, compreso la Fininvest. Poi a un certo punto scoprono, come il topolino di fantasia dell'apprendista stregone, che avevano scatenato una strega che non riuscivano più a fermare, da quel momento le azioni partono con fondamento, ha ragione Scalfari, io non penso affatto che Berlusconi sia un perseguitato o sia un innocente contro cui la magistratura ingiustamente infierisce, no, viene perseguito per cose reali con un'azione penale che però è partita in ritardo, e lui riesce a ritardare benissimo, qui ha ragione Scalfari. Noi abbiamo una maggioranza parlamentare che funziona come un enorme collegio di difesa. Una maggioranza parlamentare che funziona come un collegio di difesa è un'anomalia che noi abbiamo. Ma questo ci esonera come sinistra, sono contento di vedere Anna Finocchiaro, di fare una serie di riflessioni. Ci esonera dal fatto di allargare il nostro orizzonte. Chiudo con questa osservazione. Io ho cominciato a fare l'avvocato sostanzialmente 50 anni fa, facendo pratica a Roma. Quando ho iniziato a fare l'avvocato, tutti gli uffici giudiziari romani, meno le due preture, stavano nel palazzaccio. Oggi nel palazzaccio c'è la Cassazione, il Tribunale Superiore delle Acque e l'Ordine degli Avvocati, che i magistrati non vogliono cacciare perché non c'è lo spazio. E la cittadella giudiziaria che è stata costruita a Palazzo Clodio, a Piazzale Clodio, è insufficiente a contenere gli uffici giudiziari. E questa è la manifestazione di questo fenomeno che caratterizza la modernità, l'esplosione del giudiziario. Se noi non ci misuriamo con questo orizzonte, e per esempio non possiamo andare alla giurisdizione unica, perché proprio perché oggi questo potere magistratuale di dirimere i conflitti pesa nell'organizzazione complessiva della società molto più di quanto pesava prima. Il sistema delle giurisdizioni deve essere un sistema pluralista. Per questo il prosecutore deve essere anche distinto dal giudice. Non si può pensare in una stessa corpo professionale di concentrare moltissimi poteri, perché sennò determina uno squilibrio. Però ecco, è su questo che dobbiamo ragionare. Cassese, per esempio, ha scritto dei libri illuminanti che ci ha spiegato come, per esempio, la dimensione mondiale del mercato determini che ci sono determinati rapporti che non possono essere regolati dagli Stati. Però non vengono regolati da accordi fra gli Stati, ma gli Stati costituiscono con accordi internazionali corti di giustizia
che regolano aspetti particolari del mercato. E tutto questo, secondo me, sono cose di cui dovremmo ricominciare a parlare fra di noi a sinistra, se vogliamo poi poter contrapporre idee nostre di riforme a quelle degli altri. Perché quello che è certo è che i sistemi di giustizia non funzionano. Forse la giustizia amministrativa è quella che funziona meno peggio degli altri. Me ne attribuisco qualche merito perché fui uno dei coautori di una riforma processuale che ha funzionato nella giustizia amministrativa. Però la giustizia civile è morta. Io ho ripreso adesso a fare l'avvocato, ma quando scendo perché stavo una specie di sottoscala, nelle aule del Tribunale Civile della mia città, ma mi viene lo scoraggiamento. D'altra parte, il Presidente della Cassazione l'ha detto nell'inaugurazione dell'ultimo anno giudiziario, siamo dietro la Guinea Cambon. Possiamo pensare che a tutto questo si pone riparo con più mezzi, più carta, sì, sono tutte cose che servono, però è chiaro che le riforme devono essere più strutturali, andare più in profondità, e io non penso affatto che le mie ricette siano quelle giuste, quelle mie di Fasanella siano le ricette giuste. Probabilmente sono tutte sbagliate. Mi fa piacere che l'idea delle procure gerarchizzate sta cominciando a passare. Però discutiamone. Ecco, cominciamo a discuterne, non difendiamo l'esistente, perché l'esistente non funziona e non è difendibile.